Nella nostra azienda abbiamo 35 ettari di superficie vitata. Il pino nero è la varietà più importante perché ci sono 15 ettari di superficie vitata. La parte agronomica viene seguita interamente da noi. E da gennaio di quest'anno passeremo in conversione biologica, perché comunque puntiamo sempre alla salvaguardia del prodotto finale. Questo è un lotto di terreno dove ci sono 7 ettari e ci sono qua in basso le varietà croatina, uvarara e barbera, e sopra l'estremità superiore invece abbiamo un lotto di pino nero dove facciamo metodo classico. Noi abbiamo due metodi di allevamento, il Guyot come in questo caso, che è un po' diciamo la tradizione, no? Dell'oltrepò, come faceva mio nonno, e oggi quando andiamo a piantare un vigneto andiamo sempre a piantare Guyot, perché comunque è un po' più affascinante anche nella potatura, in tre tagli si pota il vigneto e comunque riesce anche a rispettare di più la vigna, quindi a non andare a fare tagli invasivi e fare durare più anni il vigneto. Abbiamo visto i vigneti, adesso vi porto in cantina. Andiamo. Ok, allora questo è il locale di fermentazione. Tutti i mosti passano in una di queste vasche, sono tutte vasche a controllo di temperatura, che ci garantisce ovviamente una regolare temperatura di stoccaggio, ma soprattutto una regolare temperatura di fermentazione, molto importante sia nei vini rossi ma soprattutto nei vini bianchi e nel pino nero, che viene fatto fermentare a temperature molto basse, anche sui 16-17 gradi. Sono le mie tre basi di metodo classico. Dal 2018 in poi ne abbiamo fatto queste tre. Questa è un Padosé 100% pino nero, questa sarà un rosato 100% e questa è un 80% Pinot, 20% Chardonnay. Faccio tutto manualmente perché come numeri non ho la... Questo ormai è... siamo arrivati, è praticamente pronto per essere sboccato. Allora, questo è un 100% pino nero 2017, è un monovitigno campo dei Graci, ci sono 6.000 ceppi ettaro, e il metodo di allevamento a Guyot, i filari sono circa 2 metri e i tracci vengono legati tutti manualmente, ovviamente raccolta manuale, macerazione fino al raffreddamento delle bucce e dopodiché un anno di legno in tonno. Secondo me in un tempo bisogna valorizzare la varietà più importante che è il pino nero, e quindi bisogna comunque valorizzare il metodo classico che è il prodotto principe di questo territorio. E, a parte il pino nero, a parte il metodo classico, anche il pino nero rosso è un vino che può puntare all'eccellenza. Noi facciamo un piccolo lotto di pino nero rosso, circa 2500 bottiglie all'anno, con un anno di affinamento in legno. Cerchiamo di tutti gli anni di proseguire per questa strada. Allora, ciao, io sono Massimiliano, vi aspetto all'azienda agricola Bosco Longhino a
fare degustazioni o visite in vigna e anche a visitare la nostra cantina e assaggiare i nostri vini.